Insegnami, mio Dio, i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi. Alleluia. Alleluia. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge e i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota, un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà sarà considerato grande nel regno dei cieli. Parola del Signore. Invochiamo lo Spirito Santo perché come fuoco scenda su di noi. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto, o luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido. Drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Dice il Catechismo della Chiesa Cattolica: il mistero della Santissima Trinità è il mistero centrale della fede e della vita cristiana, è il mistero di Dio in se stesso, è quindi la sorgente di tutti gli altri misteri della fede e la luce che li illumina, è l'insegnamento fondamentale ed essenziale nella gerarchia delle verità di fede. Tutta la storia della salvezza è la storia del rivelarsi del Dio vero e unico, Padre, Figlio e Spirito Santo, il quale riconcilia e unisce a sé coloro che sono separati dal peccato. Ecco, cari fratelli, la Santissima Trinità, mistero centrale della fede e della vita cristiana. Rendiamoci conto sempre di più di questo. Viviamo sempre più immersi in questo mistero. Quando noi, vedete, preghiamo il Gloria, noi tante volte lo preghiamo in maniera molto superficiale, invece quella preghiera ha un significato profondissimo. Non dobbiamo dare gloria a Dio soltanto con la bocca, ma dobbiamo dare a gloria a Dio con la bocca e con tutta la nostra vita, cari fratelli. Tutta la nostra vita deve essere glorificazione di Dio.
cioè Dio si deve manifestare sempre di più in noi. Ripetiamolo spesso, ripetiamola spesso questa brevissima preghiera, ripetiamola spesso, perché sempre più possiamo immergerci in questo mistero e possiamo glorificare Dio sempre di più, sempre meglio. Vedete, il mistero di Dio, come vi dico continuamente, il mistero della Trinità è infinitamente grande. Di fronte ad esso noi siamo nulla di nulla di nulla di nulla, Teniamolo sempre molto bene presente. Non soltanto siamo nulla, ma, come dicevamo già questi giorni, in particolare ieri sera, siamo un nulla che è nulla di peccato. Siamo peccatori, increduli. Da noi, vedete, Gesù oggi ci ha detto una cosa nel Vangelo: da noi non obbediamo e non osserviamo la parola di Dio, non la osserviamo e non la insegniamo. Quanta gente, vedete, nel mondo che non osserva la parola di Dio e non la insegna, anzi tante volte bestemmia Dio, va contro la parola di Dio. Cari fratelli, questa è l'umanità, L'umanità segnata dal peccato è così, rendiamocene conto, cari fratelli, Da noi siamo così. E come dicevo anche ieri sera, non soltanto siamo noi peccatori e siamo noi carnali, abbiamo appunto il nostro primo nemico, in certo modo è in noi stessi, perché appunto siamo peccatori, siamo da noi stessi spinti al peccato, ma poi intorno a noi ci sono altri peccatori che a loro volta hanno questa tendenza al peccato e tante volte ci spingono a fare quello che da soli non faremmo. Vedete, cari fratelli, anche da fuori, vedete, vengono tante tentazioni. Siamo peccatori tra peccatori, cari fratelli. E non soltanto questo, poi c'è anche la tentazione del diavolo, cari fratelli, Vedete che siamo a grande rischio di dannazione, perché appunto è una situazione la nostra molto pericolosa in questo mondo. Però proprio il diavolo, la gente che sta intorno a noi e la nostra tendenza al peccato, tutto questo non ce lo vogliono far credere, Non ce lo vogliono far credere. Non ci vogliono far credere che siamo a rischio di dannazione, che ci dobbiamo impegnare nella maniera più completa per salvarci. Non ce lo vogliono far credere questo, cari fratelli. E allora apriamo gli occhi, il cuore. La Trinità, infinitamente super santa, ci vuole santificare, ci vuole salvare. La Trinità ci vuole infuocare, ci vuole illuminare, ci vuole divinizzare e ci vuole rendere beati, ci vuole portare in cielo. Vedete che noi camminiamo sulla via del cielo e andiamo in cielo, è una cosa straordinaria, cari fratelli. Se noi pensiamo a tutte le tentazioni che ci sono in questo mondo, ma non soltanto tentazioni al peccato della carne, tante tentazioni di odio, di incredulità. Voglio sottolineare quante tentazioni di incredulità, quanta gente vive secondo la fede oggi, cari fratelli, vedete? Quante tentazioni di incredulità ci sono nel mondo, di disperazione, quante tentazioni di odio anche contro il Vangelo, contro la parola di Dio. Vedete, cari fratelli, quando diciamo la verità, non pensiamo che ci troviamo tutti quelli che battono le mani. Tante volte più diciamo la verità e più ci troviamo quelli che ci vogliono venire contro, tante volte quelli che ci odiano. Attenzione, cari fratelli, Però il Signore ci aiuta, il Signore ci aiuta a camminare sulla via del cielo. E vedete che non soltanto dobbiamo andare in cielo, ma Dio vuole che attraverso di noi tanti vadano in cielo. Ecco perché la parola di Dio ci mette davanti il cammino degli apostoli che noi dobbiamo percorrere, perché come loro possiamo salvarci noi e salvare tanti insieme con noi. Il cammino degli apostoli è un cammino di ascolto della parola di Dio
e di Dio stesso attraverso la sua parola, per attuarla. È un cammino di preghiera e di raccoglimento per conoscere in profondità la volontà di Dio e scoprire la nostra vocazione. Vedete, cari fratelli, gli apostoli stavano vicino a Gesù, ma Gesù era sempre raccolto. Non era come noi che ci dissipiamo facilmente. Gesù era in continua preghiera, in continuo raccoglimento. E gli apostoli quanto hanno imparato da Gesù? Come hanno imparato a camminare nel raccoglimento? Come hanno imparato a camminare nella preghiera continua? Il Vangelo di oggi, vedete, ci parla proprio della necessità, come avete sentito, di vivere secondo la parola di Dio, la legge e i profeti. Vedete? Ma vedete, Gesù che cosa dice? Che dobbiamo vivere la legge in pienezza. Che cosa significa questo? Si tratta non solo di vivere genericamente i 10 comandamenti, si tratta di entrare in un profondo rapporto con Dio per conoscere la chiamata che Lui rivolge a noi, per conoscere la vocazione a cui Dio ci chiama, per rispondere a questa vocazione e quindi per camminare con gli apostoli nel pieno compimento della volontà di Dio. Vedete, cari fratelli, si tratta appunto di vivere in profondità la parola di Dio. Avete sentito la prima lettura? Nella prima lettura San Paolo, tra le varie cose, ci ha detto qualche cosa di importantissimo, importantissimo, che vi invito a conservare sempre nel cuore. Sentite come dice: la lettera uccide, lo Spirito, cioè lo Spirito Santo, dà vita. Quando voi sentite questi evangelici testimoni di Geova che vi riportano la parola di Dio, dovete ricordare sempre queste parole: la lettera uccide, lo Spirito dà vita. Noi non ci salviamo semplicemente appunto seguendo la lettera, cioè semplicemente la parola di Dio, perché i testimoni di Geova, voi lo sapete meglio di me, pure loro presentano la parola di Dio, anche se con tanti errori, ma proprio perché non hanno lo Spirito Santo la interpretano male, e quello non salva, cari fratelli. Non salva ripetere le parole di Dio se non attraverso le parole di Dio non accogliamo lo Spirito Santo. Ricordatevelo bene, queste parole di San Paolo sono illuminanti. La lettera uccide, è lo Spirito che dà vita, è lo Spirito che è nella lettera che ti salva. Ricordatevelo bene, lo Spirito, cioè Dio che ci parla attraverso la sua parola, cari fratelli, questo è importantissimo. Noi dobbiamo lasciarci guidare non dalla lettera semplicemente, ma dallo Spirito che è nella lettera. Ricordatevelo, è da Dio nella sua parola. Quindi non è la parola di Dio in se stessa che salva, è lo Spirito che sta dentro alla parola e che ti guida, che devi seguire, ed è quello che ti salva, cari fratelli. E lo Spirito dove sta? Sta nella Chiesa, sta in Cristo, cari fratelli. Vedete com'è importante. Noi ci dobbiamo lasciare guidare dallo Spirito Santo, dobbiamo leggere la parola di Dio in profondità per accogliere lo Spirito attraverso la parola, cari fratelli. E vedete che lo Spirito Santo ci fa capire una cosa importantissima, cioè ci fa capire che l'Eucarestia che noi stiamo celebrando è proprio un mistero di deificazione dell'uomo e di nostra trasformazione in Cristo per conoscere e fare in pienezza la volontà di Dio, per osservare in pienezza la legge stessa di Dio. Attraverso l'Eucarestia la Trinità ci divinizza e ci trasforma in Cristo, perché possiamo osservare noi perfettamente la parola e la legge sua
e possiamo fare in pienezza la volontà a cui ci chiama, possiamo realizzare la nostra vocazione e d'altra parte possiamo aiutare gli altri a osservare perfettamente la legge di Dio e a rispondere alla chiamata che Dio rivolge loro. Per questo, cari fratelli, vedete, un grande santo come Sant'Alfonso, dopo aver parlato della grandezza dell'Eucarestia, ci dice che dobbiamo vivere sempre meglio l'Eucarestia se veramente vogliamo far vivere Dio in pienezza in noi. La dobbiamo preparare sempre meglio, dobbiamo pregare e viverla sempre meglio, dobbiamo dopo di essa ringraziare sempre meglio. E ce lo conceda il Signore per intercessione di Sant'Antonio, il nostro patrono. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.